Su Mauro Icardi, te lo ripeto, su Mauro Icardi, io su tante cose sono d'accordo con voi. Pallone, ultimo torneo dei bar vinto, calcio a 7. Portato a casa, di cosa stai ragionando? Vinto prosciutto toscano all'ultimo torneo. A parte questo, su Icardi sono d'accordo con voi ragazzi, ma io ho visto riprendere Lukaku. No, poi ora tutti a dire io non metto piccolosi. Quando te lo dicevo io, lascialo perdere, Miglio Verde, non lo riprendere. Tutti a darmi addosso. Quindi di cosa stai ragionando? Vorrei capire io. Di cosa ragioni con i cinesi? Abbiamo ripreso Lukaku, hanno preso Cuadrado, per quello ti dico, in una situazione del genere, dove poi veniamo anche al signor Sacchi, dove l'Inter è sommersa dai debiti. Perché l'Inter purtroppo lo sappiamo tutti che è sommersa dei debiti e l'Inter ha bisogno di capitali, non ha bisogno di debiti o di prestiti. Questa è una società di calcio che ha bisogno di soldi per sopravvivere, perché sta morendo a livello finanziario, anzi è già morta a livello finanziario questa società. Bisogna dire la verità. Io ho rivisto riprendere Lukaku, ho rivisto portare Cuadrado, ho detto prendete anche Icardi se c'è la possibilità. Lo so che guadagna tanto, ma c'è un motivo se guadagna tanto Icardi. Forse perché questi li butta dentro e dici. Non è come quell'altro che fino a 29 anni, quello del Porto, che giocava nei campi sterrati. Di cosa ragioni? Meno male, c'è qualcuno che ogni tanto aziona il cervello e capisce che attualmente il successo dell'Inter, no? Va a chi bisogna ringraziare fino ad oggi se questa squadra sta andando benissimo. Bisogna ringraziare Inzaghi, lo sapete, lo ripeto, non è il mio allenatore preferito, e i ragazzi che fino ad oggi sono scesi in campo, perché c'è una parte di giocatori che è stata inesistente, ma era normale, era prevedibile che fossero inesistenti una gran parte di giocatori. Ve ne ho contati sei l'altro giorno. Cuadrado non ce la fa nemmeno ad allenarsi, lasciate perdere le cazzate. Cuadrado è un giocatore bollito, che se sta bene fisicamente ha 20 minuti nelle gambe. Non gli devi fare la fase difensiva, lo devi far solo attaccare, perché quando perdeva palla, in quella mezz'oretta che ha giocato in questi 5 mesi, non ricorre nemmeno l'avversario. Sono giocatori bolliti alla frutta quelli là. Motivo per cui molti hanno capito che merito Inzaghi, perché continua a giocare con due attaccanti, e c'era un articolo, mi sembra, sulla Gazzetta, no, sulla Gazzetta no, su un altro giornale, dove ovviamente dicono: ragazzi, ma due attaccanti nemmeno in prima categoria, anche in prima categoria hanno cinque attaccanti. Se te guardi le rose di tutte le squadre di Serie A, hanno tutti minimo 4-5 attaccanti, ma che possono giocare, non come i nostri. Su YouTube ormai si sono buttati tantissimi giornalisti, aprono anche i canali. Ci prendevano in giro a noi quando parlavamo di arabi. Ora li vedi che con nonchalance parlano di arabi senza problemi. Ma quei giornalisti che sono su YouTube, no? Che si sono eletti protettori dell'Inter, perché state zitti davanti a gente che dice Zhang è stato arrestato, come dicono loro? Perché state zitti davanti a gente che dice che Zhang è stato arrestato? Davanti anche alle dichiarazioni del signor Sacchi, che dice che vincere con i bilanci in rosso equivale a rubare, perché l'Inter è la squadra più indebitata d'Italia, dati di fatto, e tra le più indebitate d'Europa. Perché a Sacchi non dite nulla, a chi parla di Zhang in galera non dite nulla e venite a rompere i coglioni agli esonerati? Voi che siete i protettori dell'Inter, lo dico a voi utenti, ragazzi, secondo voi perché questa centaglia? Questi giornalisti, non gentaglia, non tutti fanno parte della gentaglia, ma molti fanno parte di gentaglia, del termine gentaglia. Perché questi giornalisti protettori dell'Inter, che fino all'anno scorso parlavano di uno Zhang straricco che regalava l'Inter addirittura ad Oktri, perché non vanno a rompere i coglioni a chi dice Zhang è in galera? Non vanno a rompere i coglioni a Sacchi che dice che l'Inter ruba perché ha i bilanci in rosso vincendo? Perché invece di rompere i coglioni a questa gente venite a rompere i coglioni a noi esonerati? Perché? Secondo voi ragazzi, perché?
I protettori dell'Inter su YouTube, perché non andate da questi qui? Parlo dei giornalisti io, eh? Di quelli ormai su YouTube ci sono più giornalisti che amatoriali come me. Tutti stanno aprendo, tutti aprono il canale YouTube ormai. Perché secondo voi rompono i coglioni a noi e non vanno da questa gente qui? Lo lascio a voi questo quesito. Perché bisogna fare i complimenti a Inzaghi? Perché alla ripresa del campionato, purtroppo si ritroverà senza due titolari in difesa, che sono Bastoni e Pavard. Bastoni ha avuto un brutto periodo a partire dalla Champions contro la squadra spagnola. Parlo di Bastoni a livello difensivo, ma è comunque un titolare Bastoni di questa difesa. Perché ragazzi, ad oggi noi in difesa avremo Acerbi, 36 anni, De Vrij, 31 anni, Darmian, 35 anni. Il portiere ha 35 anni, ma non lo voglio contare. Hanno più di un secolo questi qua in tre. Questo articolo, che non mi ricordo in che giornale ho letto, diceva che lo devo riconoscere, anche se a me Inzaghi non piace tantissimo, che Inzaghi sta giocando con due attaccanti, sta facendo un miracolo, perché Inzaghi sta giocando con due attaccanti. Non ha una rosa di 5, ha due attaccanti Inzaghi. Due e mezzo con Sanchez trequartista. Quell'altro ancora non si è nemmeno visto. E siamo a dicembre, eh? Quell'altro che poi dall'altro, cioè anche la gestione di questi attaccanti vecchi e bolliti di 35 anni che si allenano all'Inter, si fanno male all'Inter e poi vanno in nazionale e magari ti ritornano infortunati dalla nazionale. Io ho molti dubbi su questa gestione. Ma a parte questo, Inzaghi dovrà fare i miracoli perché è un allenatore che gioca con tre difensori e ha quattro difensori, se ne ha quattro ad oggi. Se Carlos Augusto, che è un ottimo anche braccetto di sinistra, lo mette in quella posizione, quindi a maggior ragione va buttato dentro il ragazzo ora. Bistek, bisteccone, bisogna tu giochi ora. Non ci sono seghe, bisteccone. Siamo contati anche in difesa ora, oltre che davanti. Quindi devi giocare, bisteccone. Hai fatto un buon tempo. Cerca di fare una buona partita perché Inzaghi sarà costretto a buttarti dentro. È anche vero che la difesa di Inzaghi non ha bisogno di tre marcatori puri. Può giocare anche un due terzini perché lui ha bisogno di un'uscita palla qualitativa. Quindi non è che servono proprio tre marcatori, capito? Tre marcatori alla Samuel, sfruttando molto i braccetti per l'uscita palla, per il gioco che fa Inzaghi. Però ragazzi siamo messi male anche in difesa e Inzaghi sarà chiamato a fare, diciamo così, le moltiplicazioni dei pesci anche in difesa ora. Perché ad oggi i difensori sono quattro: Acerbi, De Vrij, Darmian e Bissek. Se adatta Carlos Augusto Braccetto, sono quattro difensori e mezzo, cinque. Ma puri sono quattro difensori. Giochi a tre, ce n'hai quattro. Due titolari sono fuori. Davanti ci sono ancora quei due su cui puoi fare affidamento. Gli altri due sono delle incognite. Siamo sempre lì, ragazzi. Siamo sempre lì. E secondo me, per come la vedo io, in Champions è fondamentale arrivare primi, per i motivi che vi ho già elencato, ma che poi alla fine sono scontati. In Champions è fondamentale arrivare prima. Comunque, a Sacchi, questi giornalisti sportivi che sono su YouTube, questi protettori dell'Inter, a chi dice che Zanga è in galera e a chi dice che l'Inter ruba perché non esiste vincere con i bilanci in rosso, posso capire che siamo il club più indebitato d'Italia e tra i primi 3-4 più indebitati d'Europa. Ma i difensori dell'Inter, perché non rispondete a Sacchi e a chi dice che Zanga è in galera? Ciao Inter.